Oggi facciamo queste belle penne di cecco numero 41, penne rigate, le facciamo col radicchio trevigiano che io non uso quasi mai. Il prosciutto non ce l'ho, ma ho questa bella pancetta qua, la cipolla e poi strada facendo vediamo cosa aggiungerò. Abbiamo tagliato adesso a listarelle il radicchio, la cipolla, questa pancetta. Abbiamo intanto in padella messo l'olio con questo peperoncino. Io lo metto sempre in qualsiasi pietanza. Purtroppo non ho il treppiede, quindi oggi faremo un video manuale in movimento. Adesso andiamo sul fuoco. Ecco, il soffritto di la cipolla sta imbiondendo. Uniamo la pancetta, facciamo un po' rosolare, facciamo un po' asciugare, facciamo come ai video dei vecchi tempi, quando non avevo il treppiede che facevo un po' mossi. L'importante è che la roba che si fa sia buona. Adesso aggiungiamo, ecco, abbiamo aggiunto il radicchio, terminiamo di tritare anche l'altro, così poi lo mettiamo a cuocere. Una decina di minuti, nel frattempo l'acqua bolle. Adesso lo copriamo e prepariamo l'addensante che non usando grassi animali, in quanto qui c'è già dentro la pancetta, quindi facciamo un addensante vegetale e vi faccio vedere come. E darà gusto e un tocco di sapore in più al piatto. Ecco qua il nostro addensante, l'ho messo in una tazzina, un mezzo cucchiaio di farina in acqua fredda e poi ho messo del curry per dare aroma e tantino di colore. Con la forchetta sto facendo sciogliere bene la farina, difatti non ci sono grumi come vedete. La mettiamo alla fine con la pasta quando la facciamo un attimo mantecare insieme al condimento e provatelo perché viene molto buono. Ecco, il sughetto è fatto, la pasta sta ultimando la cottura, il fuoco è quasi spento, moderato, poi dopo aggiungeremo un po' di addensante alla fine con la pasta. Non c'è il pesce, radicchio, non ti piace il radicchio, non ti piace, non ti piace il radicchio. Non è pesce, è radicchio. Era radicchio. Ci siamo quasi. Ecco, abbiamo aggiunto l'addensante. Il profumo è buonissimo, adesso gatta permettendo, mettiamo giù la pasta che nel frattempo è arrivata a cottura. Ed ecco qua il momento bello denso, sapore invitante, l'odore quantomeno, l'odore. Adesso la mettiamo ed ecco qua, il piatto è pronto. Buon appetito a tutti.